piena funzionalità del ponte di Cala Furia, per il quale a ottobre inizieranno i lavori di ristrutturazione che termineranno entro la fine dell'anno con un investimento di 3,3 milioni di euro. Nelle prossime due settimane invece l'opera sarà interessata da un intervento urgente sulle zone pericolanti. È quanto sottolineato da ANAS nel corso del tavolo convocato in prefettura a Livorno su richiesta del sindaco Luca Salvetti dopo la caduta di alcuni frammenti di una canalina industriale che passa sotto al ponte. ANAS ha spiegato che a luglio è stata effettuata da una ditta esterna un'ispezione generale dell'opera utilizzando anche dei droni, il cui esito non ha evidenziato criticità strutturali. Il quadro emerso sulle condizioni del ponte è quindi, a parere degli organi competenti, sostanzialmente rassicurante e la problematica non risulta essere di carattere strutturale, bensì di incolumità pubblica relativamente a coloro che fruiscono dell'area sotto alla struttura molto frequentata dai bagnanti. Per questo il Comune manterrà l'ordinanza di interdizione della zona, intensificando i controlli affinché i divieti siano rispettati.